Buonasera a tutte e a tutti. Come avete Buonasera. visto dai codici che ho mandato dal link con Zoom, ho pensato di riflettere questa sera sia nella prima parte sia nella seconda, che è il dialogo ovviamente, su una frase che ha riportato anche Claudio Zorzi ieri sera all'incontro di Alcologia, che ci richiama alla responsabilità collettiva. È una bella frase molto nota che molti richiamano nelle proprie proposte in molti campi, che richiamano ovviamente la Buonasera a dimensione tutti. etica, nel senso che ci ricorda che siamo tutti responsabili, e qui c'è una variazione, qualcuno traduce, interpreta di tutti o per tutti. Ieri Claudio Zorzi ha usato il termine per tutti. Credo che se noi interpretiamo in modo corretto quel per tutti, significa cogliere una finalità condivisa. Nel senso che non esprimiamo una responsabilità di accudimento, perché significherebbe che noi ci assumiamo l'onere di essere i custodi degli altri. In realtà quella frase ci ricorda che noi non siamo custodi di qualcuno, siamo custodi del creato e delle relazioni che ci caratterizzano, le nostre stesse identità. Sono fortemente caratterizzato dal tipo di relazioni che costruiamo nella nostra esistenza. In un rapporto circolare e biunivoco, non gerarchico e lineare, nel senso che non è che gli adulti a un certo punto se ne assumono ovviamente la responsabilità, possono essere considerati gli unici responsabili del futuro delle generazioni che verranno. E allo stesso tempo non possiamo pensare che le generazioni che verranno dovranno essere responsabili assolute e unilaterali di ciò che accadrà. C'è una circolarità anche nella dimensione etica e della responsabilità. E se tutti siamo responsabili di tutti, siamo chiamati di fronte all'esistenza di un problema, di un ostacolo nella vita, di dare un segnale concreto di disponibilità alla partecipazione, che significa sostanzialmente non creare nessi di causalità che individuano colpevoli e vittime. Molto facile scivolare da una posizione all'altra, a volte addirittura la stessa condizione della vittima, per quanto dolorosa possa essere, rischia, se mal interpretata, di diventare un luogo di rifugio rispetto al senso della responsabilità e al contributo che ciascuno ha dato alla nascita di quell'evento. Chiaro che tanto più drammatico è l'evento, tanto più forte è l'espressione della vittima, e quindi scatta inevitabilmente l'idea che ci siano dei colpevoli da cercare, e non delle responsabilità da condividere, rispetto alle quali cercare di affrontare con coraggio un'istanza di trasformazione che rimetta in moto il senso stesso della vita. Quindi quella frase, siamo tutti responsabili per tutti, tutti siamo chiamati a una responsabilità collettiva nei confronti dell'ambiente. Mi fermo anche un attimo sulla questione ambientale, perché anche questa potrebbe creare molti equivoci. Nel senso che è chiaro, l'ambiente ha delle caratteristiche molto precise, oggettivabili, ci sono fatti concreti che sono innegabili, che ci segnalano delle distorsioni sul sistema di vita del pianeta stesso, dalla demografia ai consumi, alle deforestazioni, al disastro climatico, non al cambiamento climatico, perché i cambiamenti climatici sono sempre avvenuti e continueranno a avvenire. E pensare di porre un nesso di causalità tra
cambiamento climatico e condizioni che si vengono a creare in termini catastrofici significa cercare un colpevole che non è tale. Il cambiamento climatico è fisiologico su questa terra, ovviamente dentro un range di variabilità oltre il quale non esiste più la vita su questa terra. E nel senso che dall'organismo unicellulare al macrosistema terra e universale, siamo di fronte a delle entità viventi autonome che hanno un determinismo interno che caratterizza la possibilità o meno della sopravvivenza se noi sforiamo rispetto ai margini di variabilità. Ma se noi ci concentriamo semplicemente sul cambiamento climatico e non sul disastro climatico, arriviamo a pensare che basterebbero degli interventi di natura ingegneristica, che hanno anche naturalmente delle corrispondenze di natura comportamentale, le quali potrebbero garantire una certa staticità. Ed è esattamente il paradigma che si usa largamente in psichiatria. La finalità, molto spesso nella psichiatria, è la stabilizzazione del paziente, con un'idea che non è che nasce dal nulla, è un modo di interpretare la scienza che non tiene conto di una variabile fondamentale, che il tempo scorre, quindi non è possibile fermare il tempo. C'è un'idea di fondo dietro tutto questo, che caratterizza e orienta i diversi saperi, le diverse tecniche applicate alla scienza e che hanno come loro finalità intrinseca appunto questo evitamento dell'ordine dell'impossibile relativo alla freccia del tempo che è irreversibile. Per questo alla fine dell'incontro di ieri, ipotizzando un secondo incontro nell'arco di un paio di settimane, massimo tre, oltre che riflettere sull'approccio di popolazione, vorremmo fare un passo in avanti relativamente alla sostenibilità della nostra esistenza, utilizzando come punto di riferimento appunto quella agenda dell'ONU che fa riferimento allo sviluppo sostenibile. Anche qui entriamo in una terminologia abbastanza critica, perché anche il termine sviluppo è da mettere in discussione naturalmente, ma accettiamo momentaneamente l'esistenza di uno sviluppo sostenibile, cioè della possibilità che ciò che accade accada all'interno di un processo trasformativo inevitabile che obbedisce alla freccia del tempo, che crea una condizione di irreversibilità in tutto ciò che accade e quindi riporta anche la narrazione relativa alla rivisitazione del passato in una chiave di lettura che sia costantemente riorientata verso l'irreversibile. Quello che è accaduto e non si può più tornare indietro. Non lo si può neanche eliminare, naturalmente, perché questo non significa negare la storia, negare l'esperienza, che resta fissata nella traccia della memoria individuale e collettiva e che in qualche maniera tende a condizionare la nostra esistenza, ma naturalmente quel condizionamento diventa incapace di elementi di natura trasformativa se noi ci soffermiamo sulla possibilità di poter correggere quello che è già accaduto. E questo purtroppo è stato un errore da un punto di vista anche scientifico, pensando di poter arrivare a un punto tale dove noi siamo in grado di stabilizzare la situazione. No, il clima continuerà a cambiare costantemente, ma noi siamo chiamati a evitare il disastro, che ci interroga molto profondamente sulla nostra tendenza atavica semplicemente conservatrice. Io non sto dicendo che
un po' di sana conservazione è necessaria applicare alla nostra vita, che riguarda la necessità di porre attenzione alla delicatezza della vita stessa, che non è nelle nostre mani, ne siamo custodi, ma non ne siamo padroni. E naturalmente anche quando viviamo esperienze dirette o indirette, ma comunque affettivamente condivise, di sofferenza e di disturbi, disagi esistenziali, mentali, spirituali, che ci portano a rendere inaccettabile ciò che accade. Allora cos'è che facciamo? O ci proiettiamo verso un futuro che immaginiamo, o semplicemente ci affossiamo in una condizione pregressa dove immaginiamo che tutto forse era idilliaco e vorremmo tornare un po' lì, oppure semplicemente diciamo sì, lì era il luogo del trauma, quindi andiamo a rivisitarlo. Andiamo a rivisitarlo e vediamo di lenire quelle sofferenze e quelle ferite che sono state generate da quel trauma. Quanto spesso capita anche nei club, quando accade che una persona trova faticosamente la strada della sospensione dell'uso delle bevande alcoliche o di altre sostanze o di altri comportamenti tipo le scommesse o cose di questo genere, però resta un pochino la traccia di quella ferita ancora profondamente presente e si cerca di affrontare i problemi del momento con spiegazioni riferite al passato. Cioè se c'è un figlio, generazione successiva, che incomincia a manifestare dei disturbi del comportamento, dello stato mentale, allora sì, però deve essere stato perché causalmente ha vissuto un trauma, perché è stato coprotagonista, nel senso che ne è stato consapevole attore, di una condizione nella quale sicuramente la vita non era serena. E si è espresso in pienezza proprio quella condizione dove si fa fatica a costruire, per esempio, una dimensione affettiva e di amore, perché quando ci si attarda nelle forme di intossicazione è chiaro che non è che si ha molto tempo per pensare al prossimo che è di fronte a te, e anche la dimensione etica si sfuma, si dissolve. E hai col solubile sostanzialmente, perché non hai più consapevolezza di quello che sta accadendo intorno a te. L'essere responsabile per tutti è molto lontano dall'essere, non a caso, sapete. C'è una variabile culturale molto presente. Si condanna molto in questa esistenza. Noi viviamo nel libertinaggio moralista sostanzialmente da molti decenni, dove si giustifica tutto ciò che abbia a che fare col consumismo e la produzione. Si condanna tutto ciò che del consumismo e della produzione rappresenta un effetto collaterale che si vorrebbe assolutamente eliminare, santificando un modello di sviluppo che per sua natura non è sostenibile. E allora, quando noi ci poniamo di fronte all'ambiente, dobbiamo farlo con una sì disponibilità al cambiamento concreto degli stili di vita, del modo di vivere, di nutrirci anche, ma allo stesso tempo anche di rivisitare in maniera radicale la nostra visione, il nostro modo di porci nei confronti dell'esistenza, sapendo di andare decisamente controcorrente, di essere messi sempre in una condizione di una sostenibilità che diventa faticosa, ma non per questo priva di soddisfazione. Non è vero che la fatica controindica la gioia e la soddisfazione, anzi, tutt'altro. Se vi offrono la possibilità di scorciatoie per evitare la fatica in qualsiasi campo, da quello affettivo a quello educativo, pensate a una scuola che si proponesse di fronte al legittimo desiderio dei bambini di voler giocare e che vengono un pochino costretti a delle ritualità che chiedono una certa anche disciplina, non coercitiva ovviamente, ma neppure liberista, in quelle condizioni è chiaro che il bambino fa fatica. Se io voglio evitargli quella fatica,
liberandolo da lacci e lacciuoli, esattamente quello che ha proposto il capitalismo liberista, è la precondizione perfetta per la prevaricazione egocentrica. Nel senso che le persone a quel punto evitano in tutti i modi la fatica dell'esistere, che significa fare i conti con la diversità degli altri, e questo è anche altrettanto interessante guardando alla dimensione dell'ambiente. Molto spesso si narra dell'importanza della biodiversità. Allora, quando pensiamo a questo, pensiamo alle coltivazioni, ai terreni che vanno rivoltati costantemente per evitare che se desertificano attraverso le monoculture. Amiamo immaginare che è bene che le arance si trovano purtroppo d'inverno, e se vogliamo coglierle laddove nascono e le consumiamo, ma noi non siamo disposti a fare questo, vogliamo omologare, omogeneizzare tutto. Per l'ambiente sembra un discorso molto chiaro. Non si possono portare i leoni al Polo Nord, e sarebbe veramente bizzarro cercare di far sì che, per evitare questa diversità in nome della globalizzazione, portare i pinguini all'equatore. Ecco, queste sono operazioni paradigmatiche che si può anche immaginare di poter fare quando parliamo della natura, della flora e della fauna. Ma quando parliamo della biodiversità, di un vivente molto particolare che è la nostra specie, ci dimentichiamo che quella biodiversità ci riporta inevitabilmente a ripensare la ricchezza della diversità e alla assenza di fecondità laddove ci sia omologazione. E quindi essere tutti responsabili per tutti non è concorrere per un unico obiettivo, ma è insieme nella totale diversità, senza rivendicare torti o ragioni, senza immaginare vittime o colpevoli, chiamare ciascuno al rispetto dell'altro. Il che non significa, perché molto spesso anche questo ho visto ripetersi, no? Che per esempio tutta la questione della salute mentale, dell'uso delle droghe o dei comportamenti dissipativi, chiamiamoli così. Ci sono quelli che non li sopportano, li vorrebbero escludere, non accettano quella diversità, pensano che sia la gramigna che va estirpata, e che siano quelle erbe che, se noi non ne abbiamo colto l'utilità, li dichiariamo inutili e non riconosciamo, semplicemente non abbiamo capito perché ci sono. Ma se ci sono, una ragione remota ci deve essere, perché non è possibile che qualcosa perseveri e esista nonostante dia fastidio. Allora, noi molto spesso, soprattutto quando siamo al di fuori da schemi ideologici, quando ci pestano i piedi sostanzialmente, è chiaro che quella biodiversità fastidiosa diventa oggetto di repulsione, e vorremmo usare i mezzi forti per eliminare la gramigna e eliminare, cioè, quelle erbe infestanti. Adesso non è che vi dico andate nei vostri giardini, lasciate lì le erbe, però curateli con molta attenzione, i giardini e gli orti, perché lì c'è un grande equilibrio ecologico. Cioè, ci sono molte cose che noi non comprendiamo. Per esempio, a cosa servono gli scarafaggi? Danno molto fastidio, li combattiamo. A cosa servono i topi? Danno molto fastidio, li combattiamo. Ma fanno parte dell'ecosistema. E le stesse zanzare che veicolano malattie, pensate alla malaria, ma non solo, ce ne sono altre, anche molto pesanti e pericolose. L'idea straordinaria sarebbe quella di poterle sterminare. Ci abbiamo provato col DDT, ma poi il risultato è stato modesto e ha contribuito all'inquinamento del pianeta.
Adesso ci sono delle tecniche anche biologiche per rendere sterili le zanzare, non entro nel merito di queste faccende, però c'è chi solleva dei dubbi su questa modalità di passare sulla strada degli organismi geneticamente modificati. Allora, quindi siamo sul capitolo, c'è qualcosa che non condivido, che considero assolutamente da eliminare e verso questo io esprimo una grande repulsione. Dall'altra parte c'è il lato così che chiamiamo compassionevole, il quale di fronte alla espressione estrema della sofferenza umana e del disturbo del comportamento, sui disturbi del comportamento il gioco è molto più sottile, perché se uno ha una depressione grave, se uno ha una forma di sentire voci, non è che è chiaro che rientra più facilmente nella nosologia psichiatrica, che afferma che si tratta di una malattia mentale. Siccome non si spara sulla Croce Rossa, verso queste persone, verso le quali rimane però un atteggiamento di ambivalenza, dove prevale appunto o la repulsione o la compassione, il rischio che nel lato compassionevole si generi l'idea che sono vittime di una condizione. Per esempio, applicare l'approccio relazionale in una condizione dove c'è un importante disturbo mentale, il primo elemento che scatta allora deve essere colpa della famiglia. E lui non è altro che una povera vittima di quella famiglia. Poi se uno va a vedere, indagare, approfondire, scopre che come in tutte le questioni umane relazionali esiste una marea di contraddizioni. E si entra nell'idea che quello là, sì, per carità, sta male, ma non può farci niente, perché è entrato in un nesso esplicativo che in qualche maniera fa sì che non poteva che andare a finire così. Sia che ci poniamo sul piano relazionale, sia che entriamo in una narrazione epistemologicamente apparentemente molto diversa, ma che ha connotati molto simili, e che è quello di guardare ai meccanismi del funzionamento intrapsichico. E allora lì ci possono scomodare mitologie, c'è una metapsicologia che può spiegare il tutto, c'è una rappresentazione che descrive elementi istintuali repressi o traumi del modello evolutivo, soprattutto nella relazione intrafamiliare, rapporto con le figure genitoriali, e anche lì la persona rischia di venire trattata con una prospettiva di vittima della situazione, perché qualcosa nel suo meccanismo intrinseco non ha funzionato. Chiaro, se poi invece andiamo sul campo dei disturbi del comportamento, lì scatta un'altra variabile. Sono tutte condizioni che tolgono di mezzo tutti i responsabili per tutti, perché lì allora è frutto dell'emarginazione. Cioè abbiamo i ragazzi e ragazze che non hanno più prospettive per il futuro, abbiamo tarpato le ali, abbiamo indebitato le generazioni future, abbiamo fatto sì che le condizioni delle generazioni a venire conosceranno una distribuzione della ricchezza più iniqua di quelle precedenti. La prova di questo è che i miliardari, quelli veri, sono passati dal 2018, mi pare, 2020, non ricordo, nel giro però di pochissimo tempo, dal 9% al 18%. E cioè, ma allora così non va. Allora i ragazzi e le ragazze si rifugiano nelle ritualizzazioni intossicanti, perché non hanno più voglia di vivere, diventano, so, chi chiama sdraiati, chicomori, bamboccioni, svogliati, di tutto. E si dà una ragione nobile a qualcosa che ha a che fare, ancora una volta, col senso di irresponsabilità. Per esempio, in quello che sta accadendo in questi giorni, nei quali
ovviamente la crisi economica morde, siamo capaci a fermarci un attimo e chiedere un'azione. La politica è un po' difficile chiederlo, perché la politica ormai è subordinata da decenni all'economia. Ed è un'economia molto precisa, che è quella liberista. Non è un'economia relazionale. È un'economia che affonda le sue radici proprio sulla famosa espressione di Hobbes, che l'uomo è lupo per l'uomo, che la vita è semplicemente una guerra che cerca in tutti i modi di far prevalere il più forte. Una pessima interpretazione anche del pensiero di Darwin, che immagina che sopravviva il più forte. Darwin non l'ha mai detto, ma chi ha reinterpretato Darwin nel processo evolutivo pensa che sia la risultante di una lotta furibonda dove le persone vincono o perdono. C'è un modello che mi è capitato di leggere recentemente di rappresentazione dell'economia che contrappone a Laws Win, Wins Laws, che è vincere, perdere, perdere, vincere, quello vincere, vincere. Ma tutti però allo stesso modo. Ma per poter far questo non possiamo lasciarci semplicemente andare ai prerequisiti che hanno orientato la nostra esistenza. Dobbiamo partire proprio da un'analisi precisa di ciò che è già accaduto e che è inemendabile, e porci verso una visione che ci porti molto lontano dal sistema di equilibrio, perché laddove c'è crisi, c'è la possibilità, la parola crisi l'abbiamo ricordato in altre occasioni, è bene ricordarlo anche oggi, significa crepa, significa un pertugio attraverso il quale nasce, entra la luce. Noi immaginiamo la luce in fondo al buio. No, noi dobbiamo far sì che quel tunnel si squarci anche se in maniera infinitesimale, perché la luce entri nel tunnel, non fuori dal tunnel, perché non serve a niente stare lì dentro un tunnel aspettando e agognando di arrivare in fondo dove vedo la luce in fondo. No, siamo chiamati semplicemente a cogliere quei pertugi, quelle piccole fratture che portano inevitabilmente alla piena espressività di una crisi. Negli ultimi, diciamo, 20 anni, abbiamo conosciuto crisi di evidenza ambientale, di evidenza economica e di evidenza sanitaria. In un tempo abbastanza breve, contemporaneamente, la crescita demografica è stata esponenziale. Il divario tra la ricchezza e la povertà è aumentato a dismisura. Spesso si racconta, sì, però per i parametri utilizzati la povertà si è ridotta. Rispetto al reddito pro capite, questo è vero, ma rispetto alla distribuzione delle risorse, questo è falso, perché in realtà si è amplificata la differenza a scapito del bene comune, perché tutto si è concentrato sul egocentrismo estremo come faro, come ideologia, come religione, al quale siamo in qualche maniera chiamati o ad assoggettarci o a ribellarci, a cambiare prospettiva. Ma questa non è semplicemente una condizione politica come noi la intendiamo. Qualcosa che ha a che fare con l'antropologia, con la cultura, con un modo nuovo anche di affrontare i problemi concreti, soggettivi delle persone, l'intimità delle relazioni tra le persone. Perché il gioco che si crea sull'aspetto macroscopico riflette e si riflette sul gioco che avviene dentro all'intimità delle persone nelle loro relazioni affettive. Ed è questo il punto fondamentale. Noi il macroscopico molto difficilmente riusciremo a cambiarlo in tempi molto rapidi. Siamo chiamati però non a rinunciare, siamo
siamo chiamati a portare quell'elemento di passionalità che dovrebbe caratterizzare il superamento dei punti di crisi, ma il superamento significa disponibilità ad accogliere un punto di disequilibrio come generativo, cioè accettare di malgrado, naturalmente, non penso che uno lo faccia di buon grado, di vivere una condizione squilibrata, delirante, per quello che significa etimologicamente la parola delirio, che significa uscire dal solco. Delirium, uscire dalla strada che si era imboccata, uscire da quel solco del seminato, perché quella semina è foriera di qualcosa che è esattamente contrapposto alla dimensione ecologica e relazionale. Per questo noi dobbiamo cercare di riflettere su quello che ci sta accadendo con la disponibilità di cambiare radicalmente prospettiva. È quello che in qualche maniera già un accenno ieri sera con Tiziana e con Claudio abbiamo accolto su un elemento specifico che è l'alcol, che è grande scuola, è una grande palestra, che in parte abbiamo anche vissuto, guardate, in maniera un po' bizzarra anche negli auguri del lunedì di Pasqua, no? Con una risorgenza della celebrazione della moderazione del consumo di alcol. Che un po' fa sorridere, si può anche scherzare sopra, eh? Però cela in qualche maniera e svela però in quel caso là, come la vecchia visione continua a persistere. Nel senso che poi ognuno di noi pretende di essere virtuoso e pretende di essere giudice della trasgressione degli altri, ma questo non è lavorare nel senso di essere tutti responsabili per tutti, perché quando ci si tira sulle maniche e ci si pone di fronte a un compito da svolgere, è chiaro che non è che uno fa il capomastro dagli ordini e gli altri eseguono, no? No, tutti sono chiamati a faticare, a cambiare rotta, a delirare, a cambiare luogo della semina, a cambiare il sentiero da seminare, portandoci molto lontani dall'equilibrio, rivisitando anche il concetto stesso di moderazione, che non è la virtù dei bassi consumi o del controllo sui consumi. Perché quella idea del controllo è la matrice attraverso la quale noi abbiamo creato il disastro ambientale, compreso quello climatico, e della cattiva distribuzione delle risorse. Ed è una condizione di visione che ci caratterizza profondamente e che siamo chiamati a emendare proprio grazie a quelle crisi che gettano una luce squilibrante, che ci portano appunto in una condizione di transizione epocale. Dopo tutte le epidemie sono avvenute sempre grandi trasformazioni epocali. Non credo che l'umanità sfuggirà anche a questa necessità di una trasformazione epocale, non perché lo vuole, ma perché questo accadrà inevitabilmente. Ci si può attrezzare quanto si vuole per cercare di difendere l'esistente, ma oggi noi siamo chiamati a lasciarci andare, entrare in un ordine lontano dall'equilibrio, quindi un ordine evolutivo. Fermerei qua e poi cominciamo.